Ma Zara, tanta commozione in città per la morte del giovane Fabio Triolo. Ma Zara, compleanno di Denise Pipitone, lungo post su Facebook di Piero Pulizzi. Roma, ieri la marcia per la liberazione dei marittimi sequestrati in Libia. Ma Zara, due fratelli arrestati dai carabinieri per lesioni e danneggiamento. Calcio weekend da incorniciare per Mazzara e Mazzarese, vittoria e primato in classifica. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo, la prima della settimana. Cordoglio a Mazara del Vallo per la tragica scomparsa di Fabio Triolo, il giovane 21enne la cui vita è stata spezzata dallo schianto della sua panda contro un palo di cemento in via Bessarione sabato sera. Un impatto violentissimo che non ha dato scampo al giovane Fabio, la cui morte ha sconvolto l'intera città di Mazara. Tantissime le espressioni di cordoglio alla famiglia Triolo, cordoglio al quale aggiungiamo anche quello della nostra redazione. Compleanno di Denise Pipitone oggi, lungo post del papà Piero Pulizzi su Facebook. Sentiamo. Quello che sto per scriverti avrei voluto dirtelo di persona, avrei voluto abbracciare le tue espressioni nel momento in cui ti avrei detto auguri Denise, ti voglio un mondo di bene. Inizia così il lungo post su Facebook con il quale Piero Pulizzi ha voluto fare stamattina gli auguri a sua figlia Denise Pepitone, la bambina oggi ventenne scomparsa il 1º settembre 2004 a Mazara del Vallo. Un messaggio affettuoso da padre a figlia nel giorno del compleanno di Denise, l'ennesimo lontano dall'affetto dei propri cari. Denise, scrive Pulizzi, oggi mi rifugio in questa pagina perché in qualche modo ho bisogno di dimostrarti quanto ti amo, vita mia. In questa giornata particolare ho voluto esternare una piccolissima parte dei miei sentimenti, non posso far finta di nulla, non posso sempre calpestare la disperazione della tua assenza. Tu continui ad esserci in ogni angolo della mia riprogettata vita, ti cerco ma non ci sei, aggiunge il padre di Denise. Ed ancora, quel giorno non si può dimenticare, i tuoi 20 anni ti abbiamo fortemente voluto ed oggi ti penseremo con amore insieme alla tua mamma e a tutte le persone a cui stai a cuore. Piangerò di gioia, con lacrime rivestite di amarezza e delusione, pensandoti comunque serena e felice ovunque tu sei. E il sindaco Salvatore Quinci e il presidente del Consiglio Comunale Gancitano, a nome della comunità, esprimono l'augurio di buon compleanno a Denise Pipitone, ovunque sia, e la speranza, nonostante siano passati oltre 16 anni dal rapimento, che Denise un giorno possa riabbracciare mamma Piera, papà Piero e i suoi familiari. E ora ci occupiamo della vicenda dei pescherecci sequestrati. Tra ieri e venerdì si sono tenute alcune iniziative per mantenere alta l'attenzione su questa vicenda. Il servizio. Iniziativa ieri dei familiari dei marittimi sequestrati dalle autorità libiche lo scorso 1º settembre. I parenti che si trovano a Roma hanno organizzato una marcia a piedi da Albano Laziale per raggiungere in piazza Montecitorio nella capitale. Un'iniziativa per mantenere alta l'attenzione sulla vicenda dei due pescherecci Medinea e Antartide dei marittimi ancora bloccati in Libia. Sentiamo una dichiarazione dell'armatore del Medinea, Marco Marrone. Abbiamo deciso oggi di farci una passeggiata da Albano Laziale a Montecitorio, sono circa 30 chilometri. L'abbiamo intitolata La Marcia per la Liberazione, così da sensibilizzare ancora di più il nostro governo affinché ci dia delle risposte di quello che sta succedendo ai nostri pescherecci e 18 pescatori che si trovano sequestrati in Libia da 55 giorni. Venerdì sera invece, presso la parrocchia San Lorenzo di Mazara, la veglia di preghiera per i 18 marinai presieduta dal vescovo della diocesi mazarese, Monsignor Domenico Mogavero, presente tra gli altri i familiari dei pescatori che si trovano in Libia e l'imam della moschea di Mazara. Tanta fiducia, tanta forza d'animo perché dobbiamo essere convinti che il nostro stato d'animo e che la nostra capacità di saper pensare positivo influisce non soltanto sulla nostra vita, ma arriva anche in un modo o nell'altro ai nostri fratelli che sono in Libia. E allora la
la nostra consegna è quella, tener duro e confidare molto sull'aiuto divino, perché in questo momento solo la preghiera ci può ottenere quello che umanamente parlando appare un risultato da raggiungere con estrema difficoltà, ma Dio che muove i cuori e le menti può veramente portare a una soluzione concorde questa intricata vicenda. Non abbiamo testimonianze dirette, perché il giorno in cui le avessimo dovremmo pensare che la soluzione è vicina, perché quello potrebbe essere un primo passo che ci dica che si è rotto il muro delle ostilità e della incomunicabilità. Adesso come adesso dobbiamo accontentarci delle testimonianze indirette che ci vengono dall'unità di crisi, che ci vengono dall'ambasciatore in Libia, che ci assicurano che i nostri uomini stanno bene, sono assistiti, vengono anche assicurate loro le medicine per chi ne ha necessità, e quindi fidiamoci, perché se non ci fidiamo in questo momento ci disperiamo soltanto e non raggiungiamo nessun obiettivo. E questa sera questo momento di preghiera assieme all'imam? L'ho voluto qui con noi perché ci sono diversi tunisini musulmani tra i nostri fratelli prigionieri in Libia, ed era giusto che anche loro sapessero che un loro ministro di culto si è unito alla preghiera dei cattolici per essere solidale e vicino anche con l'invocazione propria della loro religione. Proseguiamo con la cronaca. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i carabinieri della compagnia di Trapani hanno arrestato il trapanese Manuel Guarnotte in esecuzione di una misura di una ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale di Trapani, con la quale è stata sostituita la misura dell'obbligo di dimora con quella degli arresti domiciliari. Il provvedimento cautelare è scaturito a seguito delle violazioni delle prescrizioni a cui l'uomo era sottoposto. Due fratelli mazzaresi sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di lesioni gravi in concorso, danneggiamento, resistenza, violenza e minaccia pubblico ufficiale, i particolari nel servizio. I carabinieri della compagnia di Mazara del Vallo nella notte di venerdì hanno arrestato due giovani mazzaresi già noti alle forze dell'ordine con l'accusa di lesioni gravi in concorso, resistenza, violenza, minaccia pubblico ufficiale e danneggiamento. In particolare, un equipaggio della sezione radiomobile, impegnato in un servizio di controllo del territorio, era intervenuto nella centralissima piazza della Repubblica, dove due giovani pescatori di origine sarde, da poco a Mazara per motivi di lavoro, erano stati gravemente feriti al volto dopo una colluttazione attraverso l'utilizzo di bottiglie di birra rotte utilizzate come armi. I due pescatori hanno indicato ai carabinieri intervenuti i propri aggressori, che nel frattempo si stavano dando alla fuga con indosso degli indumenti intrisi di sangue. La pronta azione dei militari ha consentito di bloccare i responsabili, identificati nei fratelli Davide e Michele Giacalone. Gli accertamenti di indagine, le numerose testimonianze e la presentazione di denunce hanno permesso di capire come i due pescatori, prima di essere aggrediti, avevano di fatto scongiurato un'altra aggressione che i fratelli Giacalone stavano compiendo. Al termine delle formalità di rito, i due fratelli sono stati dichiarati in stato di arresto per l'ipotesi di reato di lesioni gravissime in concorso. Nella giornata di sabato poi, il giudice di Marsala ha convalidato gli arresti ed applicato nei confronti degli indagati la misura cautelare degli arresti domiciliari. La Guardia Costiera di Pantelleria nei giorni scorsi ha fermato un motopesca maltese in attività di pesca 10 miglia dall'isola. Sentiamo. La Guardia Costiera di Pantelleria nei giorni scorsi ha intercettato un motopesca maltese a circa 10 miglia dall'isola, intento a calare in mare un dispositivo di concentrazione dei pesci fishing, i cosiddetti cannizzi, per effettuare la pesca della specie ittica lambuga, in considerazione dell'attività da pesca effettuata senza autorizzazione nelle acque territoriali italiane. Il motopesca è stato scortato nel porto di Pantelleria per la redazione degli atti da parte del locale comando territoriale della Guardia Costiera. Il comandante è stato quindi deferito all'autorità giudiziaria per pesca nelle acque territoriali di Alto Stato. Sono stati anche combinati verbali per un totale di 4.000 euro per il registro di pesca non correttamente compilato e per mancanza di identificativi e marcature degli attrezzi.
Infine, al sequestro delle attrezze di pesca si è aggiunto il sequestro di oltre 600 kg di prodotto ittico pescato. Si è tenuto nei giorni scorsi un tavolo di confronto tra l'assessorato regionale alle attività produttive, le associazioni di categorie e amministrazioni locali per affrontare le problematiche relative al settore della panificazione a seguito di una ordinanza del sindaco di Palermo che aveva disposto l'apertura anche la domenica. Al tavolo tecnico ha preso parte Fabio Virti, presidente regionale di CIFE Italia, per il quale vi è piena condivisione del decreto regionale vigente che prevede la chiusura domenicale e nei festivi. Ad ora una nota di politica: aderiscono al progetto del Movimento Via l'assessore Antonio Simone e il consigliere comunale Paolo Fascella di Calatafimis e GES. Entrambi, si legge in una nota, hanno deciso di sposare il progetto politico di Via per continuare a servire la propria città con la certezza degli intenti e l'efficacia dei risultati. Il Movimento Via fa riferimento all'ex senatore alcamese Nino Papania. Ed ora ci fermiamo per un momento pubblicitario. La diocesi di Mazara ha donato 1.900 mascherine di protezione FFP2 al 118 e al Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana. La consegna è avvenuta questa mattina nell'atrio della Curia Vescovile alla presenza del Vescovo Monsignor Mogavero. È un ulteriore piccolo segno di vicinanza nei confronti di chi ogni giorno è in prima linea nell'emergenza, ha dichiarato Mogavero. Già qualche mese addietro abbiamo donato gli stivali per le postazioni del 118 di Marsala. Ha comprato 3 strumenti sanitari per gli ospedali di Mazara, Marsala e Castelvetrano. L'acquisto è stato possibile grazie ai fondi speciali che la Conferenza Episcopale Italiana ha trasferito alle diocesi italiane per l'emergenza Covid-19. Ed ora lo sport, cominciamo dal calcio, vediamo assieme i tabellini dei campionati di eccellenza e promozione. Campionato di eccellenza, girone A, i risultati della 6ª giornata. Canicattì Mazara 0-1, Castellammare Parmonvalle rinviata, Cus Palermo Agragas rinviata, Marsala Casteltermini rinviata, Monreale Folgore 1-0, Profavara Don Carlo Misilmeri 3-0, San Cataldese Oratorio San Ciro 3-1, Sciacca Nissa rinviata. La classifica: Mazara Canicattì 15 punti, San Cataldese 14, Agragas 13, Profavara 12, Parmonvalle Don Carlo Misilmeri 10, Nissa 8, Monreale 7, Casteltermini, Marsala 4, Oratorio San Ciro 3, Sciacca Folgore 2, Castellammare, Cus Palermo 1 punto. Campionato di promozione, girone A, i risultati della 6ª giornata: Caltanissetta Resuttana 1-2, Fulgatore Sporting Termini 2-1, Camarat Castelbuono 0-1, Lascari Carini 3-3, Mazzarese Casteldaccia 1-0, Partini Caudace Master Pro rinviata, Villabate San Vitolo Capo 0-2, ha riposato il Raffadali. La classifica: Mazzarese 14 punti, Camarat Resuttana 11, San Vitolo Capo Caltanissetta 10, Casteldaccia 9, Carini Fulgatore 8, Lascari 8, Partini Caudace Castelbuono 4, Sporting Termini Master Pro Villabate 2, Raffadali 0 punti. Nel campionato di eccellenza importante vittoria del Mazara per 1-0 sul campo del Canicattì, autore del gol Calafiore, Canarini in testa alla classifica. Ma sentiamo alcune dichiarazioni a fine partita. Innanzitutto nella vigilia sapevamo che il Canicattì era la squadra da battere. 5 partite, 5 vittorie. Siamo venuti qui a fare la nostra partita, a giocarcela a viso aperto, senza nasconderci, volevamo vincere. Ci siamo riusciti, una squadra, quella mia, di carattere, voglia, hanno avuto tanta voglia di vincere, ci sono riusciti alla fine e devo fare solo i complimenti. Abbiamo fatto un primo tempo alla grande, dove il Mazara poteva fare pure il 2-0, pure anche il terzo gol. Secondo tempo i ragazzi sono entrati di nuovo con l'appiglio giusto, l'arbitro al primo minuto ha dato un rigore all'avversario, al Canicattì, inesistente, lo voglio dire. Come mai non lo so, l'ha dato, meno male che il nostro portiere Lamini, numero uno, ha parato anche il rigore, l'unica azione del Canicattì che io mi ricordo. Poi da parte nostra c'è stata un'altra azione da parte del mio giocatore Calafiore, un rigore nettissimo su Calafiore, 2 tiri del nostro attaccante Roberto Cortese. Comunque un Mazara
sia nella prima parte che nella seconda frazione alla grande. Alla grande ha partita maschera, ha combattuto palla su palla. Complimenti, sono molto soddisfatto della prova di questi ragazzi. Questi ragazzi hanno voglia e hanno tanta umiltà, la parola giusta è umiltà, giocano palla su palla e stanno prendendo le somiglianze di questo Miso, un ragazzo molto umile senza avere grilline sulla testa. I miei ragazzi si stanno incominciando pian piano a assimilare questi schemi che pian piano ogni settimana proviamo. Comunque viviamo la giornata, oggi abbiamo vinto con la prima della classe, vediamo quello che succede, poi sappiamo tutti quello che sta arrivando con il nuovo DCPM, siamo qua a vedere quello che succederà. Questa vittoria voglio dedicare a una famiglia che in questo istante sta attraversando un momento difficile, il padre di un figlio. Quindi questa vittoria la dedico a Fabio Triolo, giovane figlio di questa città meravigliosa come Mazara, che è andato in giro. Caro Fabio, siamo vicini a te, ti voglio bene tutti e la vittoria è dedicata a te e alla tua famiglia. Riguardo alla partita, i ragazzi sono scesi con grande convinzione dei propri mezzi, posso dire che siamo un grande gruppo, stiamo lavorando tutti assieme per realizzare qualcosa di importante in questa città, non guardiamo il passato, guardiamo il futuro, si può sbagliare nella vita, ma l'importante è che uno abbia l'umiltà, la forza e il coraggio di andare avanti. Io ce l'ho. Credo in questo gruppo, in questo ambiente, in questo clima societario, quindi chiedo alla città dei tifosi di osservarci e di avvicinarci a noi, perché lo stiamo dimostrando con i sacrifici, con l'impegno, con la passione e soprattutto con la voglia di fare il bene. Nel campionato di promozione Vittoria Casalinga, ieri pomeriggio allo stadio Nino Vaccara per la Mazzarese contro il Casteldaccia, 1-0 il risultato della partita, ma vediamo assieme gli highlights. Fischio dell'arbitro e l'applauso in memoria del 21enne Mazzarese da il via alla gara tra Mazzarese e Casteldaccia. Attenzione di Giovanni, Agueborro, il pallone sul sinistro, l'uno contro uno, poi si sposta, suggerisce al centro. Il pallone che non viene allontanato, ma ancora Mazzarese che va adesso alla conclusione. Ma il pallone recuperato da Presti Filippo. Attenzione a Lapi, il quale carica il tessuto fuori! Il pallone sulla traversa che rimbalza e che finisce fuori. La rincorsa di Bono, anzi cerca direttamente la porta. Bono, il pallone in rete! Il vantaggio della Mazzarese! Allarga ancora per Agueborro che prova ad andarsi a prendere il pallone sulla linea di fondo. Si gira Agueborro e calcia dentro il sinistro, il tentativo in rovesciata! Ma al centro... intervento di La Cognata allontanare, ma non è finita. Megna carica il destro, pallone che si spegne di poco al lato. Sciotta che ha spazio intorno, prova a crossare il pallone per Caracci che trova un buco, poi calcia con il destro il pallone che finisce, sorvola di poco la traversa. Il tentativo di inseguire il ribaudo, poi il ribaudo in velocità con La Cognata, l'intervento di La Cognata, grande intervento del numero 5. Non c'è più tempo, finisce qui dunque il primo tempo tra Mazzarese e Casteldaccia. Occhi sul campo per questo secondo tempo. Il pallone di ritorno di Bisciotta per Bono che cerca la porta. Il pallone che finisce di poco oltre il palo. Il pallone lo rimpalla su Agueborro, poi recupera la sfera il nigeriano. Punta la porta, prova a cercarla con il sinistro. Minnone inseguito da Novara, Minnone resiste alla carica. Sulla destra vede Fiorentino, Fiorentino arma il destro, un po' troppo frettoloso, palla che... passa oltre l'incrocio dei pali. Calcio di punizione in favore del Casteldaccia. C'è Minnone sulla sfera, ne è entrato, ma c'è anche Lapi sulla sfera. Il tentativo con il destro direttamente verso la porta. Tocco di palla a superare un avversario. Ancora Cristaldi, si impolla verso la porta. Prima dell'aria Cristaldi, pallata in due tempi. Rinviene su di lui Novara. Pallone che non esce per l'arrivo di Fiorentino. Il sinistro da giro. L'intervento di Rustico. La destra può mettere il pallone in mezzo per Minnone. Tocco in avanti verso Scarpinato. Megna ci prova da fuori con il destro. Pallone di Megna. Pallone che viene... a cercare la testa di Scarpinato, ma ce la fa Giacomo Rustico per Cristaldi che avrebbe spazio e modo di prendere. Attenzione Cristaldi, il pallonetto! Palla che finisce fuori! Sulla travata Scarpinato, Scarpinato, simbolo sulla porta Scarpinato! Palla che si impenna oltre la traversa. Ribaudo, dentro per Minnone che cerca di sinistro
L'inserimento di Scarpinato, Khaled, pallone sul sinistro, avanza, varca linea dell'area di rigore, pallone che si spegne però sul fondo, largo per Ribaudo, in due su di lui, prova a guadagnare il fondo, Ribaudo e centrale in aria, Ribaudo ancora in possesso palla, Minnone! Un rigore in movimento, palla che si alza sopra la traversa. Attenzione, non è finita ancora per il Casteldaccia. Dentro l'area di rigore, il destro di Fiorentino. Pallone che vede accartocciarsi Rustico. L'area di rigore di sinistro dentro per il colpo di testa di Cristaldi. Khaled. Sul fondo va Scarpinato. Dentro la sfera per Ribaudo che aveva tentato il colpo sotto. Scarpinato in mezzo a due. Scarpinato, forse l'ultimo assalto. Sulla destra per Ribaudo, dentro il pallone che filtra, non riesce a raggiungerlo nessuno e arriva adesso la vittoria numero 4 in campionato per la Mazzarese. Ed ora, sempre a proposito della partita Mazzarese-Casteldaccia, seguiamo assieme le interviste. Mister Stefano Pizzitola, oggi una bella prova di maturità da parte del Mazzarese e soprattutto dei tanti giovani in squadra, si va in lockdown in testa alla classifica. Sì, hai detto bene, avevamo tante assenze importanti, ci mancava Rustico, Caradolfo, Quinci, Drago, Calamia, Impeduglio, dico, avevamo delle assenze veramente pesanti e devo fare veramente complimenti a questo splendido gruppo che ha giocato e i tanti giovani, abbiamo finito la partita con tre under, Cristaldi 2003, Novara 2002, Bertoglio 2003, veramente sono stati eccezionali, una vittoria voluta e devo fare veramente complimenti a questo splendido gruppo perché veramente hanno battuto una grande squadra oggi. Purtroppo è arrivata la notizia che ci dobbiamo fermare ed è un vero peccato, è la seconda beffa dopo l'anno scorso che eravamo proiettati a giocarci il campionato fino alla fine. Oggi sta arrivando l'altro stop, siamo primi in classifica, speriamo di riprendere presto il campionato e continuare questo splendido cammino. Devo fare veramente i complimenti ai giovani che oggi sono stati veramente determinanti. La straordinarietà di questa vittoria racchiude un po' la fine della stagione scorsa e l'inizio di questo scorcio di stagione che ci ha visto vincere 4 partite e pareggiarne 2 ad alto livello, essere la squadra più prolifica in termini di gol, ma soprattutto penso la più giovane, perché abbiamo messo in campo tutta una serie di ragazzi del 2004, 2003, 2002, molti mazzaresi che hanno fatto sognare il pubblico presente al Nino Vaccara. Quindi, al di là della classifica che ci premia, ritengo che il gol di Cristaldi sancisce che c'è una classe di giovani adeguati per poter fare calcio in questa città e per poter calcare anche i campi più importanti, pandemia permettendo. Questa è la grande soddisfazione. Vorrei ricordare un po' a tutti che oggi mancavamo di 8 unità e un abbraccio va a tutti quelli che non ci sono stati fisicamente ma ci sono stati con il cuore. Uno su tutti, Alessio Caradolfo. Dobbiamo rispettare rigorosamente quello che ci è stato imposto, auspichiamo che ci sia una soluzione per la serenità, ovviamente mi riferisco alla condizione di salute per l'intera comunità mondiale e poi continueremo a divertirci su questi presupposti, fare giocare molti giovani, fare calcio non commerciale e mi pare che oggi tutti hanno visto quale passione molto spesso produce il calcio non commerciale. E vi ricordo che la partita Mazzarese-Casteldaccia sarà trasmessa dalla nostra emittente questa sera con inizio alle 21.30. Chiudiamo con una nota di tennis da tavolo. L'Associazione Paralimpica Mimì Rodolico ha conquistato il titolo regionale 2020 dopo quello dei campionati italiani. Si è svolta ieri infatti a Catania la finale regionale. L'Associazione ha ottenuto 3 titoli regionali di categoria con Jessica Ingrao, Francesco Asoro e Stefano Turcu. Ed ancora 2 titoli giovanili con Anna Abate e Francesco Spina, argento per Anna Abate, Stefano Turco e bronzi di Sebastiano Amodeo, Francesco Spina e Giuseppe Sciacca, nonché le prestazioni di Gino Quinci e Nicolo Stabile. Ed è tutto, vi ricordo ancora che questa sera alle 21.30 potrete seguire la telecronaca della partita Mazzarese-Casteldaccia. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.